tavole accese ieri sera a Torre del Greco per ricordare Concetta Marruocco, ennesima vittima di femminicidio. Il corteo è partito da via Cesare Battisti e ha raggiunto piazza Santa Croce per un momento di raccoglimento e preghiera in Basilica. Un'iniziativa voluta dall'amica Stefania per sensibilizzare l'opinione pubblica e dire basta alla violenza sulle donne. Alla fiaccolata hanno partecipato anche alcune realtà associative, come Solo Donne Rosanna, da sempre in prima linea a sostegno delle donne, e l'Associazione Marittimi per il Futuro. In rappresentanza dell'amministrazione comunale il vice sindaco Michele Polese e la consigliera Yolanda Mennella. Un'iniziativa finalizzata a tenere alta l'attenzione e a fare rete alla presenza delle istituzioni locali, con l'invito a denunciare violenze e soprusi. Ad aprire gli interventi il parroco della Basilica di Santa Croce, Don Giosuè Lombardo. Vi accolgo in questi giorni che per noi sono di preparazione alla festa del nostro parroco santo. Vi accolgo come vi accoglierebbe lui, un cuore di pastore, insieme ai confratelli delle altre comunità paroquiali. Tilti, è molto difficile trovare le parole giuste in questo momento, il dolore è troppo forte. Il segno che hai lasciato con la tua testimonianza di vita, la tua voglia di riscatto e di giustizia, di crederci fino in fondo e di farcela, spiego adesso. Hai lottato senza stancarti mai, purtroppo non ce l'hai fatta. Ha vinto la disattenzione, l'ingiustizia, l'indifferenza, la violenza, l'atrocità di quello che ti è stato tolto e ancora una volta negato. In questo momento stiamo ricordando Concetta, stiamo ricordando Mariana, stiamo ricordando Giuliana, Angelo, tutte vittime di questi uomini che pensano che amare non possa dire. Quello che consiglio sempre è di denunciare. Il grido deve essere forte, perché fare la fiaccolata e poi finisce tutto, no? Dobbiamo cercare di dare e fare di più. Quando molte volte le donne, anche se denunciano, si sentono sole, non si sentono supportate, allora è vero, non tutte sono, ci sono delle associazioni, non tutti sono qualificati con personale diciamo pronto a dare delle risposte. Se volete venite verso la nostra associazione, che noi siamo in sinergia con altre realtà che possiamo sostenere e aiutare. Purtroppo la violenza contro le donne è una piaga che continua a esistere. Continua ad esserci e diffusa nelle nostre società. Dobbiamo lottare non solo con le parole o magari proclamiamo con tante cose, ma la cosa più importante sono gesti, le azioni che noi stasera stiamo facendo e quindi continuare a lottare perché tutto questo non si verifichi più. I numeri sono incredibili di quello che sta avvenendo. Spero che si riesca a creare un argine a questo, qualche cosa che è davvero inaccettabile. L'amministrazione comunale è presente stasera e sarà presente per il futuro. A voi dico veramente grazie per aver dedicato mezz'ora del vostro tempo a questo momento per questa nostra concittadina. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Yeah.